Con noi Ivan Lamotte della DP Champions. È un marzo pazzo, solitamente si dice così, ma è un marzo pieno di soddisfazioni, pieno di vittorie e pieno anche di record, Ivan. E partirei proprio dal nuoto, perché Adenna, una società che vinceva diverse medaglie, che saliva diverse volte sul podio in un campionato regionale io non la ricordo. Sì, non è mai capitato che una società ennese che si allena presso la piscina comunale di Enna ha mai vinto così tante medaglie in un campionato regionale FIN, campionato regionale federale per il settore agonistico. Ci siamo riuscite noi al primo appuntamento, il campionato regionale su DNDB che si è svolto a Taormina, grazie sicuramente alla tenacia e l'impegno dei nostri piccoli atleti che crescono e hanno conquistato diverse medaglie. Ecco, menzioniamo almeno chi è riuscito a salire sul podio, anche se sappiamo che poi sono stati in tanti a fare dei bei risultati, su tutti Alessandro Vaccalluzzo, ma non è stato soltanto lui. Non è stato solo lui, Vaccalluzzo ha conquistato la medaglia d'argento sia nei 50 farfalle che nei 100 farfalla, per pochissimo, visto che la differenza rispetto alle prime arrivate erano 20 millesimi di secondo. Poi abbiamo avuto Sortina Ilaria che è arrivata terza nei 100 misti, quindi medaglia di bronzo, altra medaglia di bronzo che non era preventivata ma che sicuramente dà carica a questa giovane atleta, è quella di Ladelfa Chiara, conquistata nei 100 farfalla, non ultime sicuramente le buone prestazioni di Rapisardi Francesco e D'Agostino Giorgi, che hanno dato il loro meglio in vasca. L'unico rammarico era che qualche medaglia d'argento poteva essere d'oro e qualche quarto posto poteva essere una medaglia di bronzo. Però non dimentichiamo, Ivan, per esempio, che Alessandro ha un anno in meno rispetto a chi lo ha preceduto in classifica, e quindi l'anno prossimo non osiamo immaginare cosa potrà succedere, magari batterà anche il record regionale. Speriamo, visto che la differenza rispetto al record regionale è solo di 2 secondi nei 50 farfalla, e quindi ha ancora un anno pieno per poter migliorare questa prestazione. Volevo specificare che noi collaboriamo a Enna grazie alla società Murgano, con cui abbiamo ottimi rapporti, infatti il risultato ottenuto è il frutto di questa collaborazione che è nata negli anni, e grazie al lavoro tecnico svolto da me personalmente, da altri allenatori quali Ottavio, Tarcisio, Paola e da mio fratello Angelo, che si ottengono questi risultati, e merito anche di questo gruppo di lavoro che oggi siamo qui a parlare di questi risultati. Bene, complimenti. Allora, sicuramente avete fatto la storia nel nuoto ennese, sempre nella stessa domenica. Cosa è successo? Abbiamo avuto diverse discipline, purtroppo capitano in concomitanza, e tra le quali abbiamo avuto il karate, che abbiamo ottenuto ottimi risultati nel campionato regionale juniores Figilcam, che è l'unica federazione riconosciuta dal CONE per il karate, e in questa manifestazione abbiamo ottenuto un primo posto con Rosalia Angelo nella categoria 67 kg, un altro primo posto con Tutto Bene Cristina, quindi a Girina, sempre nella categoria femminile più 68, poi abbiamo ottenuto un secondo posto con Gagliano Carmelo nella categoria 84 kg, e poi abbiamo ottenuto un'altra qualificazione che già era di diritto dall'anno scorso grazie alla medaglia d'argento ai campionati italiani di Trovato Silviano di Troina. Tutti questi atleti si sono qualificati per i prossimi campionati italiani di karate Figilcam, che si terranno a Ostia a fine di aprile, quindi avranno un mesetto di preparazione, anche perché il loro obiettivo era quello di superare con facilità la fase regionale, di prepararsi al meglio per il campionato italiano. Non dimentichiamo che anche nel settore judo, nella precedente settimana del 13, si sono svolti il criterium di giuro per i giovanissimi, e anche in questo settore che sta crescendo, perché è da qualche anno che abbiamo attivato il settore judo anche a livello agonistico, sempre con la FIGI come quindi federazione riconosciuta, e tra questi abbiamo avuto Annalisa Sanfilippo che ha ottenuto un oro, poi abbiamo Salvatore Biondi che ha ottenuto un argento, Sara Millauro che ha ottenuto un argento, e poi Tranchita Andrea e Millauro Andrea che hanno ottenuto 2 bronzi. Sono delle medaglie che fanno ben sperare per le successive manifestazioni anche nel judo. Quali i prossimi obiettivi? Allora, innanzitutto il prossimo obiettivo dal punto di vista del nuoto sono i prossimi campionati regionali, sia Sor DNDA che Sor DNDB, nei quali sicuramente ci prepareremo con una grinta e una maturazione migliore rispetto a questa manifestazione. E poi un'altra gara che la prossima settimana andremo ad affrontare, il karate, una gara internazionale che si svolgerà a Riccione, dove porteremo i nostri migliori atleti, tra i quali ci sono i fratelli Pacino, Ruggeri e altri atleti che ora non sto qui a ricordare, che parteciperanno a questa altra campionessa nazionale, l'abbiamo intervistata da poco, Valentina. Sì. Valentina, campionessa nazionale esordiente a in carica, e quindi dovrà dimostrare continuamente il suo valore in questa competizione internazionale. Okay, grazie, complimenti per il vostro lavoro e in bocca al lupo. Grazie.